niente, l'incontro di questa sera si inserisce nell'ambito degli incontri promossi dal Comune di Reggio Calabria per la celebrazione del 50° anniversario della scoperta dei bronzi di Riace. Il tema che noi abbiamo scelto per queste serate è la percezione dell'antico, un tema che può essere declinato in molte maniere e che declineremo da qui al 29 dicembre, tutti i giovedì in biblioteca nella sala Giuffrè, nella maniera più diversa possibile. Il tema di questa sera è particolarmente interessante perché intanto ci consente di reincontrare un giovane archeologo, l'amico dottor Riccardo Consoli, giovane rispetto all'età media di tutti gli archeologi esistenti al mondo, da Schliemann in poi, con un tema particolarmente anche interessante, archeologia preventiva, come si salva il passato. Ed è importante, sottolineo questo aspetto, perché in questi mesi noi abbiamo una totale ubriacatura relativa ai bronzi di Riace. È una cosa che diventa anche insopportabile, che ci fa molte volte trascurare, a questo punto proseguo, che ci fa molte volte trascurare il patrimonio archeologico che abbiamo nella nostra realtà, in città, nella nostra provincia, nella nostra regione, non nell'altro di più, che non vorrei dire sciocchezze. E quindi forse, finita l'ubriacatura dei bronzi di Riace, archeologi come Riccardo Consoli e altri amici, come l'amico qui presente che ha insomma scavato anche lui con l'amico Riccardo eccetera, occhio coadiuvato insomma in qualche maniera, e ha fatto è sempre molto ha fatto no, è molto importante appunto poi riscoprire quello che abbiamo sotto casa e in casa. Quindi io veramente ringrazio Riccardo, lo rimprovero soltanto ecco di essersi un po' smarrito in questi anni. L'ho dovuto chiamare e ricercare, noi siamo sempre qui al nostro posto, quindi quando lui vuole la prossima volta sa dove trovarci, come trovarci, perché è sempre un piacere ascoltarlo. Grazie. Buonasera a tutti, grazie Stefano sempre per questa opportunità che mi dai di farmi parlare, anche se io lo sai che non voglio tanto parlare, voglio più lavorare sul campo, diciamo, che fare conferenze, ma non per male ovviamente, ma semplicemente perché comunque il campo ti prende tantissime energie, quindi tante volte non riesci a conciliare tutto e poi presentare, diciamo, quello che vuoi fare. Anche perché quando devi elaborare poi tutti i dati, immagina il tempo che ti prende. Comunque, questa conversazione che faremo oggi è proprio per parlare dell'archeologia preventiva, che da poco, diciamo, a livello ministeriale è stata poco, ci sono circa una decina d'anni, è stata fatta una legge che prevede che una procedura di valutazione dell'impatto di opere pubbliche sul patrimonio archeologico in sede di progetto preliminare, ovvero qualsiasi progetto di opera pubblica che viene fatto sul territorio deve avere un'attenzione, diciamo, archeologica, nel senso che bisogna fare tutta una serie di indagini, come andremo a vedere poi più avanti nelle diapositive, preliminari, che vadano a comprendere prima di tutto lo stato dei luoghi e l'evoluzione storica, paesaggistica di un determinato luogo, e poi a capire se eventualmente l'opera pubblica che andrà a essere effettuata andrà poi a ledere o meno la consistenza di queste cose, diciamo, che vengono ritrovate in indagine preliminare. Queste sono un po' le normative, io le ho messe perché diciamo che le leggi non sono il mio forte, imparo alla memoria, quindi lascio agli avvocati e a chi di dovere questo ingrato compito. E lascio pure a Sara, che è appena arrivata, che è un funzionario, lascio a lei occuparsi delle leggi e della burocrazia, noi stiamo più sul campo, poi magari dopo la interpelleremo se ci vorrà raccontare qualcosa dal punto di vista legislativo. E quindi, come vi dicevo, quindi la verifica preventiva dell'interesse archeologico va a effettuare tutta una serie di attività che sono previste, proprio stabilite dal Ministero, che ha dato delle linee guida su come affrontare oggi, diciamo, di recente sono state un po' migliorate e chiarite perché c'era un po' di confusione anche in merito,
ognuno faceva un po' come poteva, e però ora ci sono delle linee guida ben specifiche, sono un po' di anni che si fanno queste valutazioni, quindi riusciamo a muoverci meglio. Comunque, in sostanza, ha due fasi. Nella prima fase abbiamo questo qua c'è l'esecuzione di carotaggi dal punto di vista archeologico, anche come sono stati fatti per esempio a Piazza Garibaldi, e ne riparleremo dopo, delle prospezioni geofisiche e geochimiche che sono comunque sempre di base per un progetto, dei saggi archeologici se eventualmente la consistenza delle ricognizioni ha mostrato dei segni tali da giustificarne un'esplorazione, diciamo, di questa natura. E poi una seconda fase, che è proprio integrativa della fase della progettazione, che è dove appunto si mettono insieme tutti questi dati e si capisce se effettivamente l'opera può andare a fare danni oppure no. Alla fine viene prodotto, dopo una serie di indagini, si fa una ricognizione territoriale, uno studio topografico, uno studio storico, uno studio archivistico, cioè si va a vedere tutto ciò che è su un determinato territorio e dal punto di vista storico c'è, e alla fine di tutto ciò si raccoglie tutto insieme e si prepara questa relazione finale dove ci sono appunto tutti i risultati delle indagini. Io poi ho messo qualche esempio, diciamo, più o meno di qualche BIAC che avevo fatto, dove questa è un'immagine, diciamo, dei siti archeologici che sono presenti in un territorio, e l'opera che vedete, queste linee blu, viola e rosse, sono praticamente l'opera di progetto, che in questo caso è un acquedotto del Vibonese, devono costruire questo acquedotto, e noi rispetto all'acquedotto abbiamo fatto uno studio per vedere se effettivamente va a rintracciare dei siti archeologici, e tutti i pallini che vedete lì sparsi sono tutti siti archeologici. Quindi poi si monta tutto su una carta GPS e si vede effettivamente se passi a un metro, a due metri, se ci passi sopra. Questo poi produce una carta che viene chiamata del potenziale archeologico. Questo è un altro intervento fatto a Gioia Tauro. In questa carta del potenziale archeologico noi abbiamo diverse fasi di valutazione, in questo caso ci sono due fattori che sono non determinabile e improbabile, perché se vedete tutti i siti archeologici sono prevalentemente nella parte alta, qua siamo a Rosarno e Gioia Tauro, quindi Medma, San Ferdinando e qua Gioia Tauro, e in mezzo c'è questo intervento che dovranno fare un nuovo svincolo dell'autostrada. E come vedete l'impatto archeologico in questo caso è quasi nullo in certi casi, in altri casi non è determinabile perché sono stati già fatti altri interventi, perché da qua passa l'autostrada e da qua passa la ferrovia, e quindi non sappiamo se effettivamente poi ci sono state trasformazioni, distruzioni e cose così. Poi dopo la carta del potenziale, diciamo, si arriva al rischio. E il rischio, questo va a valutare di fatto se rispetto alla consistenza archeologica che noi abbiamo trovato o studiato nell'analisi preventiva, se effettivamente è medio, alto, basso, evidente oppure no. Ci sono vari gradi di valutazione. In questo caso, ripeto, qua ho fatto un rischio medio e nessun rischio, perché rischio medio perché comunque siamo sempre in mezzo a due importantissime siti, diciamo, archeologici dell'antichità, come Medma e Gioia Tauro, hanno un palinsesto impressionante, ma forse 350.000 anni fa i primi insediamenti che stavano qua su questa zona più o meno, e quindi di conseguenza anche se non abbiamo evidenze archeologiche noi mettiamo comunque un rischio medio, perché non sappiamo mai effettivamente quando vai a scavare. Sì, perché tu hai, ovviamente quando fai una ricognizione, un'attività di survey, noi passeggiamo tra i campi, per dirla in maniera spicciola. In questa passeggiata vediamo se effettivamente escono materiali, che per lo più cocci o monete o cose così.
In base a questa, diciamo, a questa presenza o non presenza di materiali, noi cerchiamo di capire un po' come, se c'è o non c'è qualcosa, però ci sono tantissimi casi in cui questa dispersione, diciamo, di cocci non è evidente, perché per le caratteristiche geomorfologiche del sito, magari è una collina dove dilava tutto e quindi non c'è possibilità di accumulo, oppure sono campi che non sono mai stati toccati, quindi gli strati archeologici sono in un certo senso sigillati nella terra e anche dal tempo, e quindi diciamo che molte volte i materiali che troviamo nei campi sono perché hanno fatto operazioni di aratura o smottamento del terreno e hanno tirato fuori un po' questi cocci, ma in altri casi è molto difficile, perché se non ci sono stati questo tipo di lavori, questo tipo di interventi, gli strati sono completamente sigillati. E anche questo, voglio dire, che dà anche la scientificità del nostro prodotto, e anche il contesto, perché noi diamo per buono uno strato quando è veramente sigillato e non toccato, perché molte volte sono stravolti, sono per esempio in area urbana dove ci sono 3.000 anni di palinsesto in uno stesso identico punto. Ovviamente ci sono pure gli antichi che prendono gli strati più vecchi, li rimpastano, insomma c'è una situazione molto complessa. E noi poi andiamo a valutare di volta in volta, però uno strato buono, diciamo, è quello strato che riesce a mantenere il suo contesto ed è sigillato nel tempo. Quindi, tornando alla VIAC, poi dopo che uno fa queste analisi, io vi ho messo un esempio di un paio di saggi che sono stati fatti in area archeologica, definita archeologica da una VIAC, che sono stati fatti preventivamente al passaggio di una linea, un cavidotto d'Enel, che doveva percorrere questo tracciato. E perché abbiamo fatto i saggi su questo punto? Perché, se come vedete, in questo pallino rosso erano stati segnalati i resti di una chiesa bizantina dal professore Minuto, che diceva proprio che per la costruzione di questa strada, non si sa se questa o un'altra strada, perché c'è un altro tratturo che va su questo lato ormai obliterato, è stato distrutto l'abside della chiesa che lui ancora vedeva. Allora, in accordo col soprintendente all'epoca Giovanni Altamore, che è stato brevemente qui, è stato deciso di fare due saggi proprio su questo punto della strada, molto a ridosso del recinto e non dentro la proprietà, quindi sempre in area pubblica, per vedere se effettivamente c'era qualche testimonianza di questa distruzione. E quindi, come vedete, abbiamo fatto dei saggi di un metro per un metro, perché la trincea dello scavo Enel era 50 cm e la profondità era 1,20 m. Quindi noi non potevamo estenderci più di tanto, ci siamo mantenuti bene o male seguendo quelle che è il passaggio, perché noi, come dire, ovviamente la sovrintendenza non può sforare più di tanto rispetto a quella che è il progetto. E quindi abbiamo fatto questi saggi, ovviamente qua non so perché si vede male, dovrebbe essere la planimetria, e non abbiamo trovato niente all'interno di questi saggi. E quindi questo ha fatto sì che il cavidotto da qui è passato senza fare nessun danno. Probabilmente i danni, se l'hanno fatti a suo tempo, ma non c'è nessuna testimonianza, quindi in questo caso bisognerebbe forse fare un altro saggio un po' più avanti, bisognerà fare poi magari in futuro, per capire se effettivamente questa chiesa aveva l'abside su questo lato oppure no, perché oltretutto l'orientamento, diciamo, non è perfettamente a oriente su questo lato, quindi non si sa, magari poi stava più in qua. Fatto sta che noi abbiamo fatto questi saggi proprio per evitare eventualmente di fare ulteriori danni. E
Quindi questa, come vedete, questa è la cosiddetta via, che è la valutazione di impatto archeologico preventivo. Questo fa sì che su tantissimi progetti si possano evitare distruzioni che in passato invece sono state fatte a man bassa quasi. E distruzioni che io ho messo dei macro esempi ora, giusto per andare molto sul generale, che sono: una è via Cavour. Via Cavour, dovete sapere che non esisteva via Cavour di Roma, cioè la strada che la stazione Termini porta ai fori. Quella via non esisteva, è stata una via costruita interamente nel periodo fascista per collegare, appunto, per creare delle nuove arterie un po' più larghe sul modello forse imperiale di come, o quantomeno di come se lo immaginava Mussolini. Questo ha comportato però una distruzione, diciamo, di tantissimi del nucleo antichissimo della Suburra, che era il cosiddetto quartiere popolare di Roma, che è stato completamente cancellato insieme anche al foro, perché via dei Fori Imperiali non esisteva. Via dei Fori Imperiali è stata fatta proprio per creare questa sorta di passaggio tra i fori, però in realtà ha cancellato tantissimo, cioè molte volte in gran parte ha sigillato, però in altre circostanze ha proprio cancellato un tessuto storico ovviamente sempre esistito. E così pure il Palazzo del Campidoglio stesso ha cancellato completamente tutto il trascorso storico del Campidoglio, che comunque sappiamo è uno, cioè il colle sacro per eccellenza, antico, eccetera, eccetera, dove c'erano tutta una serie. Mi ricordo un mio collega di università mi diceva che suo nonno c'aveva la casetta, che era una casa medievale, ce l'aveva sul Campidoglio prima che la distruggessero quando hanno fatto l'altare della patria. E anche le mura di Bologna, ho messo anche questo esempio perché anche le mura di Bologna in parte sono state demolite proprio per la creazione di questi accessi, di queste nuove strade in un certo senso. E come vedete sono interventi che poi vanno a cancellare, a distruggere completamente il trascorso storico, e soprattutto sono anche prive di contesto in un certo senso, non trasformano le città in maniera quasi radicale. E venendo alla nostra Reggio, io ho messo questa immagine del Settecento, questa Reggio con la pianta del Settecento, per confrontarla pure un po' con un'immagine da Google Maps attuale, per farvi capire com'è, cioè, nel senso, su questa mappa del Settecento, se vedete, non esiste una griglia ortogonale regolare, perché la conformazione geomorfologica era molto particolare. La città, diciamo, che era orientata verso il Calopinace, che più o meno scorreva, tagliava da sopra Piazza Carmine, subito dopo Ponte Sant'Anna. Se vedete, c'è una discesona immensa, un buco, cioè quel buco è il vecchio passaggio del Calopinace, dell'Aspias, che poi andava a finire accanto alla villa comunale sul lato nord, e questo faceva, poi creava tutta un isolotto. Ora stiamo facendo delle ricostruzioni pure con delle simulazioni virtuali di come si creano i terreni, diciamo, con il background delle fiumare, eccetera, eccetera. E facendo un po' dei giochetti così, esperimento, abbiamo ricreato Punta Calamizzi, come, cioè, almeno, cioè logicamente il software ha fatto, diciamo, questo gioco. Poi non si sa che avremo sorprese in futuro. Comunque, tornando a noi, come vedete, lo sviluppo urbanistico della città in questo caso ha tutto il trascorso greco, romano e medievale, e anche 5-600. Invece poi oggi abbiamo una griglia urbana squadrata, regolare, e tutta orientata, diciamo, in maniera completamente diversa, cioè non completamente ma abbastanza diversa rispetto a come era prima,
e che è stata fatta ovviamente il piano De Nava, tutti sappiamo, il piano, le ristrutturazioni eccetera eccetera, che è stata fatta appunto per cercare di dare, di evitare che siccome durante il terremoto c'era stato una, tutto questo ammasso di edifici ovviamente costruiti in anni e anni come un palinsesto, ovviamente aveva un po' ostruito le strade e cioè comunque aveva creato delle strade anguste, piccole, strette eccetera eccetera. Il piano, l'idea era quello di creare questa griglia ortogonale in modo tale che si creasse più, si arieggiasse un po' di più a livello urbanistico la città. Poi in realtà pure con gli abusivismi edilizi che ci sono stati ormai diciamo che si è cancellato anche quella traccia e ora ci sono pure palazzi di sei piani nel secondo livello, diciamo, da via il Torrione, quando ci dovrebbero essere lì assolutamente, perché in teoria lo skyline doveva far sì che l'edificio dietro non poteva essere più alto di quello davanti, però vabbè, questo sappiamo. E Reggio è stata uno degli esempi. Voi pensate che a un certo punto si era pensato dalla massa di ritrovamenti che erano stati fatti pure subito dopo il terremoto del 1908, si era pensato di spostare la città all'aeroporto. Qua si vede la striscia, cioè loro volevano spostare tutta la città qui e poi in realtà questo progetto non è andato a buon fine, hanno squadrato praticamente la città cancellando tutto, quasi no tutto possiamo dire, anche il tessuto medievale, che vabbè ovviamente noi non abbiamo un centro storico vero e proprio, non tanto per il terremoto ma più per questi interventi che sono stati fatti, anche perché hanno tagliato le mura del castello, insomma hanno fatto interventi molto molto massivi e senza ovviamente nessuna VIERC, senza nessuna valutazione di impatto, perché ancora non esisteva questo. Una volta si trovava, poi si passava l'ispettore di turno che riusciva a vedere mentre facevano i lavori, allora si interveniva, altrimenti c'è addio tutto. E come vedete, tornando all'archeologia preventiva, qua a Reggio qualche anno fa sono stati fatti questi saggi perché doveva essere fatto questo parcheggio alla stazione centrale, e saggi che sono stati fatti, non, sì, diciamo, sono stati fatti anche con mezzo meccanico soprattutto, e che hanno riportato alla luce diversi elementi, come vabbè in un certo senso era scontato, perché per noi studiosi sappiamo che l'area, diciamo, era abbastanza, che la città sotto c'è tutto. E quindi che è successo? Ovviamente valutazione di impatto archeologico preventivo, trovi una realtà archeologica tra l'altro molto importante, che fai? Blocchi il lavoro, come si dice sempre, noi blocchiamo i lavori, però non siamo noi quelli che rallentiamo, ora ve lo spiego un po' dettagliatamente. Praticamente che succede? Allora, una volta che si trova qualcosa, noi diciamo, vabbè, visto che abbiamo trovato qualcosa, noi, la sovrintendenza, dispone una nuova valutazione del progetto. Nel senso, se voi volete continuare a fare il progetto, dovete considerare che c'è anche questo elemento. Altrimenti il progetto va a monte e si studia un'altra risistemazione della piazza. In questo caso è stata fatta la seconda scelta. E quindi che è successo? È partito un nuovo iter burocratico. Voi sapete la lentezza pure della burocrazia. Questo iter burocratico ha previsto prima di tutto di riscrivere un nuovo progetto. Riscrivere un nuovo progetto, ritrovare di nuovo i fondi. Perché visto che fai un nuovo progetto, nuovi fondi, non ci vogliono, un nuovo tipo di emissione. E quindi di conseguenza ci sono tutta una serie di accortezze, poi come nel caso nostro spostare l'edicola, che vengono poi in mezzo e si inseriscono nella fase progettuale preliminare di questo nuovo progetto. Quindi per forza di cose, ma questo non è colpa dell'archeologia, è colpa della legge italiana in un certo senso, e della lentezza della macchina burocratica.
per forza di cose, visto che ci sono tutte queste cose a considerare, passare a 1000 funzionari, 1000 carte, eccetera, eccetera, poi cambia il comune, cambia l'assessore, rifai tutto, riparti, riprendi, le carte le ha perse, insomma, si innesca un meccanismo veramente complesso e quasi certe volte infinito, che fa sì che ovviamente prima di partire e rifare qualcosa su questo punto passa del tempo. E finalmente forse ora in quest'anno siamo arrivati, per questo progetto siamo arrivati a conclusione da quanto si legge, diciamo, dagli articoli e dalle indiscrezioni, e quindi speriamo che a breve potremo, ora non so quanti, non so chi parteciperà allo scavo, so che c'è una ditta ovviamente che ha vinto l'appalto, che non è locale, ma non so se è campana. Mi auguro che ci sia qualche archeologo locale, ma giusto perché qualcuno di noi c'è ed è uno scavo importante, non si fanno più scavi in città veramente da tantissimo tempo. Quindi capite che per noi è una... Sì. Nessuno ha potuto fare una valutazione, diciamo, una VIARC vera e propria. Hanno fatto questi saggi preventivi perché comunque li avevano immaginato, essendo in area urbana, eccetera, eccetera, molta attenzione archeologica. Hanno fatto questi saggi preventivi, che è già stato tanto, cioè è stato quasi un miracolo che siano riusciti a fare questi saggi. E quindi di conseguenza poi tutto si è sviluppato. Quindi il problema è che appunto è una legge, come dicevo prima all'inizio, piuttosto recente, quindi tanti progetti che sono stati fatti pure in passato, eccetera eccetera, purtroppo non si possono recuperare, non puoi mandargli una VIARC dopo. Poi magari Sara ci aiuterà a capire meglio questa cosa, che lei è funzionario di sovrintendenza, quindi in realtà è, come dire, è giusto quello che lei ha pensato, e ora si fa così, cioè nel senso si fa a monte proprio della, cioè in fase progettuale si appalta la progettazione, quando si appalta la progettazione è inclusa anche nel 90% dei casi, pure di più, sì, ora è inclusa questa VIARC pure, questa VIARC, con tanto sono un po' indispettiti gli architetti perché alcuni sono felici, sì, perché in effetti vi aiuta tantissimo, anche perché comunque noi andiamo, per esempio io ultimamente ho fatto una VIARC per l'ANAS vicino Sala Consilina, e lì praticamente grazie alla VIARC sono riuscito a trovare un metadonodotto che loro non avevano segnalato. Lo so che è una cosa che non c'entra con l'archeologia, però questo, cioè il fatto che gli ho segnalato questo metanodotto, loro hanno dovuto poi cambiare il progetto e non si vedeva perché. Capire che non è altro che valore aggiunto. Sì, esatto. Per inserire
No, ma infatti ora si fa così, ora qualsiasi opera pubblica passa dalla VIAC, non si discute su questo. E fortunatamente questo concede di salvare tantissime realtà. E ora vi ho messo un po' di esempi di salvataggi, diciamo, archeologici che sono stati fatti pure in maniera, diciamo, quasi fortuita. Queste sono delle tombe greche, diciamo, genericamente greche, perché hanno più o meno tutte le fasi, che sono state tirate fuori da una fiumara vicino San Luca. Siamo nel territorio di San Luca. Praticamente un giorno è arrivato questo temporale, mi pare fosse nel 2016, c'è stata questa perturbazione molto forte sulla Ionica in particolare. Esatto. E no, è un giorno dei morti, era per l'esattezza. Poi l'ha fatto pure. Sì, sì, e questo qui, e questo era pure, cioè, aveva già fatto una premessa. Praticamente il giorno dei morti, neanche a farlo apposta, la notte del 31 ottobre, sembra una storia veramente, uno ci potrebbe scrivere il romanzo, cade quest'acqua in maniera impressionante, si scopre questo vallone ed escono tutte queste tombe. Ok, i carabinieri preoccupati, perché poi le persone del luogo sono andate là, gli hanno messo i fiori, perché hanno visto scheletri, cose, gli hanno messo i fiori dei morti. Allora i carabinieri cercavano un archeologo per capire se effettivamente stimo, visto che quella zona è un po' particolare, se questi morti erano recenti oppure erano antichi. Ovviamente no. Ovviamente appena sono arrivato là si vedeva un chilometro che erano ossa, diciamo, antiche. E quindi abbiamo iniziato. Prima abbiamo fatto ho fatto la perizia, diciamo, di quest'area, poi con il soprintendente Ruga, con il funzionario dottor Ruga e l'aiuto dell'Università di Torino, questo è Elia, Diego Elia, professore ordinario che scava all'Ocri, e questo è Gianluca Sapio, un collega nostro. Abbiamo fatto questo intervento di emergenza per tirare fuori quante tombe possibili, ovviamente con 45 gradi all'ombra, senza un albero, perché era un vallone, un torrente di fiumara. Però c'erano quelli del posto che ogni sera ci apparecchiavano la tavola regolarmente, tutti i pomeriggi ci venivano a trovare, ci hanno dato una mano. E con un gruppo di ragazzi, appunto, tipo di Natile, Sara, con Attilio Paragalli e company, abbiamo tirato fuori anche questa tomba di... questo è un bambino molto antico e abbiamo tirato fuori questa piccola tomba che era sfuggita da queste indagini che avevamo fatto con Elia. Poi l'anno dopo c'è stata di nuovo un altro alluvione, siamo tornati e abbiamo recuperato altre due tombe. E questi poi tutto il materiale all'Ocri, che spero prima o poi. Poi il bambino abbiamo cercato di tirarlo fuori con una cassa tutto insieme, solo che era sabbia, era messo praticamente, quindi non ci siamo riusciti. Il vaso sì, l'abbiamo portato in salvo, però. Questo è una, diciamo, è un altro scavo. Vedete, questo è il tubo del gas, è un metanodotto che hanno fatto tra Brancaleone, Ferruzzano e Melito Portosalvo. Hanno fatto questa lunga tratta in metanodotto e lì sono venute fuori tutta una serie di emergenze, perché mentre scavavano c'era l'archeologo che controllava, è venuta fuori, e poi noi eravamo con una squadra, andavamo e scavavamo tutto quello che trovavano. Questa è una fornace del 1800, queste sono tutte le fasi di scavo. All'inizio quello che si vedeva, cioè si vedeva solo quest'angolino qua della fornace. Abbiamo pulito piano piano, abbiamo tirato fuori tutto il cerchio della fornace, e qua sotto c'è il crollo col pavimento, e qua vedete, questo è il pavimento della fornace sotto. Poi andando avanti siamo riusciti pure a trovare la camera d'ingresso dove si entrava, eccetera eccetera, dei mattoni. Quindi questo è un altro salvataggio. Poi sempre nello stesso scavo abbiamo trovato questo cimitero alto medievale molto importante, il Marocumbo si chiamava, questo, la, la,
il luogo si chiama Maro Cubo. Quindi pensate Umaru, quando si dice, noi diciamo Umaru, Umaru che moriva, si diceva anche in epoca bizantina. Già. E questa necropoli è veramente molto 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 bella. Purtroppo nei casi della necropoli, ovviamente queste erano sepolture, vedete, questa è la roccia, erano proprio pietre appoggiate sulla roccia. Una volta che tu le tiri fuori, questo contesto non dura niente, è molto difficile mantenerlo così. E di fatto noi abbiamo cercato di recuperare abbiamo recuperato tutte le tombe sul pianoro, le abbiamo portate poi nelle cassette tutte singolarmente, le abbiamo portate al museo, le abbiamo salvate, e poi ci è passato, per forza di cose, è passato il metanodotto, perché comunque l'archeologia non è che va a impedire lo sviluppo e le opere pubbliche, cioè non è lo scopo dell'archeologia non è quello di bloccare i lavori o far sì che le città rimangano cose del passato e non abbiano tecnologie o strade oppure acquedotti. Cioè noi non vogliamo, diciamo, questo, ma vogliamo far sì che si integri tutto in un contesto armonioso dove le varie parti singolarmente possano dialogare. Per esempio, se state a Napoli sicuramente avete visto quante case hanno un palinsesto già nella cantina e nei sotterranei. Tante cose potevano essere anche da noi, soprattutto nei palazzi pubblici, palazzi della prefettura, palazzo delle banche varie, hanno trovato tantissime cose, sono testimoniate, cioè le aveva trovate Paolo Orsi, pensate. Eppure invece di essere integrate con le nuove opere sono state obliterate praticamente. Quindi se noi dovessimo vederle dovremmo cancellare quei palazzi. E quindi capite quanto è stato importante anche da parte del Ministero avere un'attenzione sotto questo punto di vista. Uno dice, vabbè, tardi, ma meglio tardi che mai. Perché ora, grazie a questo lavoro, tante cose si fanno prima, si possono accorciare i tempi delle opere pubbliche e soprattutto si può creare questa bella interazione armoniosa tra passato e presente. Perché non è detto che una debba escludere l'altro necessariamente, ma possono vivere e convivere benissimo. Qua abbiamo palazzi pure dove uno c'ha l'acquedotto in casa, l'altro c'ha l'Odeion, l'altro c'ha una villa romana. Sarebbe stato bello se ogni palazzo avrebbe avuto una situazione di questo tipo. Potenzialmente poteva esserlo. Lo stesso Parco Fiamma è stato costruito distruggendo le mura dell'acropoli, cioè un pezzo l'hanno lasciato, il resto l'hanno distrutto, senza senso poi, tra l'altro, perché potevi, ripeto, integrare entrambi. E oltretutto che poi, parlando di turismo eccetera eccetera, puoi anche creare un indotto volendo, perché il condominio si può fare carico di un'eventuale visita con biglietto a pagamento e pagare le spese di pulizia e manutenzione del sito. Diciamo che ci poteva essere un'attenzione maggiore, che va bene, inutile tanto piangersi addosso, ormai guardiamo avanti e ringraziamo anche per questa legge e speriamo che anche, come dire, l'attenzione si mantenga su questo livello, che ci sia sempre una sorveglianza in qualsiasi tipo di movimento terra e che soprattutto ci dia altre sorprese per poterle portarle e presentare qua da Stefano, così è contento. Va bene, io penso di avervi annoiato abbastanza, quindi ora facciamo parlare voi se avete qualche domanda. Se Sara vuole intervento, poi. Perché essendo un po' del campo, sia pure nell'ambito universitario come numismatico, non posso che lodare tutti i tentativi che si fanno, come queste conferenze, di
sollecitare l'attenzione verso queste tematiche, soprattutto l'archeologia preventiva. C'è un problema di mentalità gravissimo che è dietro i fatti della collina degli angeli a cui lei accenna, perché lì c'è una distruzione fatta per eliminare tutto. C'è un fatto doloso da inchiesta, se ricordo bene, siamo nel 68-69, se ricordo bene, per la collina degli angeli. Il problema della mentalità è quello di pensare che se siamo tutti sopra un'area archeologica, automaticamente non dobbiamo fare nulla, perché altrimenti non si farebbe più nulla. E una battuta che si fa continuamente, come scavi trovi qualcosa di antico, è pericolosissima dal punto di vista della mentalità, perché sostanzialmente è sempre detta, quasi sempre, se ci pensiamo, per giustificare il non agire. Credo sia l'esperienza un po' di tutti, nelle chiacchierate e via di seguito. In realtà non è esattamente così, perché lei l'ha accennato, ci sono state due grandiose distruzioni, più che quella del 1908, che in fondo ha portato più a scoperte che a distruzioni, distruzioni dell'ambito seicentesco, medievale e via di seguito. La vera distruzione è stata fatta dopo il terremoto del 1783, quando sono state eliminate le strade tortuose, sono state fatte le linee squadrate, perché c'era un architetto illuminista che voleva fare le linee ortogonali sostanzialmente, e ha buttato giù colline di Reggio, almeno in parte. Quindi questo è importante, perché se io faccio l'archeologia preventiva nella zona del tuo palazzo, del tuo futuro palazzo, non è mica detto che io trovi qualcosa che tu poi non puoi costruirci più sopra, perché se diamo per scontato l'idea che arriva l'archeologo e blocca tutto, è chiaro che si passa al clandestino, si passa nell'ambito del clandestino e nessuno che sollecita più l'archeologo se non è costretto e via di seguito. Quindi non è detto. Però d'altra parte non puoi neanche dare per scontato che non troverai nulla, perché se ricordo bene il caso di Piazza Garibaldi è un pochettino questo, perché secondo alcune interpretazioni di quella famosa cartina del 1700 che mostrava un forte costruito sul vecchio letto del Calopinace, uno poteva pensare che Piazza Garibaldi ci fosse soltanto terreno di riporto fluviale. Ma chiaramente queste cartine non sono precise, tu non puoi esattamente fare la sovrapposizione precisa con tutta la buona volontà di una cartina antica fatta a mano libera rispetto a una cartina moderna. E infatti è arrivata la sorpresa, così come di tanto in tanto succede, tu non ti aspetti di trovare qualcosa e invece trovi. Qualche volta trovi anche il muro moderno attaccato proprio sul muro antico. Per cui è importantissimo fare queste ricognizioni di archeologia preventiva, perché puoi trovare delle vere sorprese, oppure puoi anche dire una volta per tutte: no, qui non c'è più niente. È veramente importante. Una cosa molto importante, e lei l'ha detto all'ultimo, è anche la valorizzazione di quello che c'è, perché ad esempio forse bisognerebbe fare a livelli di chi ha questo compito istituzionale una valutazione di quanto si può ancora, delle cose che comunque sono salve, utilizzare fini turistici, didattici, divulgativi. Perché mi pare di ricordare, ad esempio lei parlava di prefettura di Alto, che non tutto è stato distrutto ma soltanto sotterrato, e che ci possono essere in alcuni casi dei sotterranei in qualche modo recuperabili, un po' come è successo per il sotterraneo del Museo di Reggio, che della Repubblica ellenistica, che poi è stata mostrata. Ma il caso più grosso è proprio quello che ha citato lei, le mura della collina degli Angeli e soprattutto le mura del Trabocchetto, che sono già in parte sistemate per la protezione e dovrebbero essere inserite in un circuito di visitabilità con guide sollecitate e via di seguito, che ancora non succede. Lì abbiamo un'area, è un paracchio archeologico, cioè io l'ho vista per la prima volta pochi anni fa, perché finalmente c'era qualcuno che le apriva, avevo visto fotografie, filmati e via di seguito, ed era una cosa sulla quale qualcuno a livello anche di enti pubblici dovrebbe intervenire. C'è anche l'esempio della Piazza Italia, cioè veramente Piazza Italia a un certo punto c'è un qualche forma di percorso di visita organizzato in Piazza Italia. C'è un'altra mezza Piazza Italia che non è mai stata esplorata, e quell'altra mezza Piazza Italia, per quello che non so io, a meno che non ci sia qualche notizia di distruzioni precedenti, si dovrebbe trovare più o meno lo stesso che nell'area attuale visitabile di Piazza Italia, considerato che, se ho capito bene, il fondo di Piazza Italia è il Foro Romano, sarebbe il caso di controllare meglio.
perché puoi trovare anche un tempio, puoi trovare di tutto, ma anche qualche iscrizione, non dico cose importanti, ma qualcosa dal punto di vista storico può essere importantissimo. Qualche iscrizione utilizzata come pavimento, insomma, cioè purtroppo anche queste cose sono molto importanti. E allora veramente, se si creasse una mentalità per la promozione di tutte queste attività, si potrebbe fare molto, anche dal punto di vista lavorativo, cioè perché lei è un archeologo che lavora attraverso l'archeologia preventiva, lei ha accennato le ditte. Se questa mentalità, queste iniziative si moltiplicassero rispetto a quella che è l'attività edilizia, si potrebbe fare molto di più dal punto di vista lavorativo nei confronti di chi fa questo lavoro, fra virgolette, intellettuale, anche se è molto materiale. Ma soprattutto si possono promuovere percorsi turistici che fino a qualche anno fa non esistevano. Quando ero ragazzo io non c'erano neanche i bronzi di Riace, o meno c'erano, ma non erano stati esposti e via di seguito. Chi mai avrebbe pensato all'autobus che fa prima il museo, poi le mura greche e via di seguito? Chi avrebbe pensato si potesse fare un percorso archeologico, perché ora ci sono anche gli scavi di Piazza Italia e magari domani quelli di Piazza Garibaldi? Cioè possiamo anche cambiare il modo, non solo di fare cultura, che diventa una cosa fra pochi, ma anche il modo di organizzare il turismo nella nostra città. E tutti dicono che non riusciamo a trattenere i turisti perché vanno al museo e poi scappano. Forse qualcosina si può fare. Okay, grazie. Prego. Ci sono altri. Intanto volevo chiaramente un attimo solo, lui ha citato la sovrintendenza, ci tengo chiaramente a ringraziare la sovrintendenza per l'attività che compie nel nostro territorio. Sappiamo che sono poche persone, hanno un territorio enorme. Affrontano situazioni difficili anche dal punto di vista non soltanto di ricerca archeologica, sull'archeologia ci sono molti interessi anche negativi, e quindi non bisogna mai dimenticare né dimenticare di elogiare l'iniziativa della sovrintendenza di poche persone. Lo dico, diciamo, ricordando polemiche incresciose, sciocche e stupide del passato, perché la sovrintendenza come istituzione merita il massimo rispetto e la massima attenzione, proprio perché ci consente di salvare una parte del nostro patrimonio. Ci sono anche tentativi di abolire quello che stanno facendo loro. Certo, c'è qualcuno, è molto conveniente, anche parlamentari, cioè, si propone di abolire o limitare l'archeologia preventiva. Certo, la Lega aveva fatto, è normale questo, eliminiamo ogni limite, quindi facciamo quello che vogliamo, distruggiamo tutto. Prego, tu volevi dire qualcosa? Allora, io ho due domande, di cui la prima è già stata assorbita nel primo intervento. In premessa però volevo complementarle con Riccardo Consoli, perché con Riccardo ci conosciamo dal 2012 ormai. Molti provano, lui ci riesce per fortuna, perché sta lavorando su qualcosa che ha voluto fare, ha investito per se stesso, e io ormai lo sto diventando insieme, l'ho fatto 30 anni da poco, è un esempio da seguire, perché su questo è sempre una cosa su cui ho sempre stimato Riccardo, perché lui ha deciso di fare l'archeologo, di farlo qua, e ha continuato ed è riuscito a fare l'archeologo. Quindi su questo già dovrebbe partire un applauso per ringraziarti per come esempio positivo che abbiamo qua da noi. Questo grazie. Le due domande. La prima, già è stata assorbita in parte, per quanto riguarda invece la sensibilizzazione all'archeologia, togliendo le scuole, togliendo quello che possiamo dire, tu che hai il corso della situazione lavorando qua da noi, per esempio tra gli addetti ai lavori, quindi tra le imprese edili, quanto viene sentita questa sensibilità a livello archeologico e quanto invece viene percepito come solamente un danno? E la seconda domanda che ti faccio, visto che posso soltare anche il fatto di avere un architetto di lato, è: noi abbiamo iniziato a conservare più o meno come a livello culturale solamente dall'ultimo secolo, secolo e mezzo sostanzialmente. Cioè prima abbiamo metabolizzato e fatto nostro la qualunque. Mi viene l'esempio per esempio del Colosseo smantellato per costruire le case, oppure di come sono stati utilizzati i materiali del passato per creare nuovi edifici con questa enorme stratificazione. Ecco, noi da un secolo e mezzo abbiamo smesso di stratificare, sostanzialmente abbiamo cercato di smettere di stratificare conservando i beni del passato. Ecco, questa cosa come la vedi per un futuro? Cioè abbiamo diritto a un'archeologia futura o stiamo... perché è un qualcosa di nuovo nella storia dell'umanità, non si è mai cercato di proteggere così tanto il passato, o almeno di quello che posso vedere io.
Quindi da un punto di vista archeologico e forse anche architettonico, questa cosa, quali sviluppi sta dovendo portare? Io volevo dire che ci sia stata una scarsa attenzione per quanto esiste di antico negli anni passati, dalla distruzione del castello fino al coro imperiale, è sicuro. Ma uno dei terrori maggiori che ha una ditta che sta costruendo un palazzo è quello di trovare, scavando, qualcosa di antico. Io abito in via Cappuccinelli, subito sotto alla collina degli Angeli, lì sono stati costruiti 3 o 4 palazzi, negli anni, ormai molti anni fa. Ogni volta che la busca andava sotto, non è che per caso quella cosa è una colonna. Quindi, secondo me, uno degli elementi fondamentali è far comprendere alla gente che non vanno occultate queste cose come accade, mi dispiace ma accade, ma diciamo tutto ciò può risolversi, non dico in un beneficio, ma quantomeno in un mancato aggravio dei lavori, anche perché l'integrazione di strutture all'interno delle strutture esistenti è un costo sicuramente, che non sempre produce un beneficio. Ne abbiamo un esempio in via 24 maggio, io non sono mai riuscito a entrare in questa struttura che c'è in via 24 maggio, non, ho chiesto in giro come si fa, ma non ci sono riuscito, forse addirittura nell'albergo Il Torrione c'è anche una parte, ma non sempre è accessibile. Quindi si tratta sostanzialmente di convincere la gente che trovare, conservare non è un danno, ma forse non è un beneficio, ma sicuramente non ti bloccano i lavori, perché quello è il problema, ti bloccano i lavori, avanti che arriva la sovrintendenza, ti fanno ripartire, ci vuole, non sei diverso. Questo è, secondo me, trasmettere questa idea consentirebbe di salvare molto che, ahimè, in qualche modo viene nascosto. Grazie, qualche altra domanda? Prego. No, faccia ora, dottore, perché noi alle 7:30 dobbiamo chiudere. No, volevo soltanto accennare al fatto, per esempio, nel 102, quando hanno cominciato a fare il Palazzo dei Sultini, cioè il museo. Palazzo? Il museo. Sì, il museo, sì. Hanno trovato, naturalmente, c'è un progetto di Gara, hanno trovato, naturalmente, le tombe su Piazza Venato, che era abbastanza stesa la metropoli nord di Tempio. E quindi hanno dovuto modificare, ecco questo è un esempio che hanno dovuto modificare in parte, e hanno naturalmente recluso la tipologia di alcune tombe significative, quella volta eccetera, e le hanno relegate nel sottoscala attuale del museo. Quindi 120 tombe che avevano scoperto ne hanno lasciato soltanto un pezzo di mura per blocchi di arenaria, e naturalmente vicino hanno messo i decoloni, cioè soltanto 3 delle tipologie più significative. Questo è un esempio, come si dice, però poi non sono state messe, come si dice, all'attenzione, alla visitazione, fino a che circa 10 anni fa allora sono state la nuova situazione. È ovvio che poi quelle tombe che si sono state trovate, 120 circa, qualcuna naturalmente ci sta ancora, e quindi adesso c'era anche, si è restata la, non dico la polemica, ma comunque la sappiamo su Piazza Denava, che ancora c'è tanto materiale, ovvio che, noi, che qui si sa che basta scavare 3 metri sotto e si può trovare lì tutto. Questo è un esempio classico che il museo è stato in parte modificato. Quello che noi possiamo fare adesso è andare a visitare le tombe tellistiche che sono qui. Voglio collegare un attimo a quello che ha detto il signore. Su questo progetto che dovrà partire su Piazza Denava, è stata fatta questa archeologia preventiva? Perché potrebbe esserci, ma in linea di massima, secondo quello che si legge nelle varie carte archeologiche e georeferenziate, eccetera, dovrebbe esserci un sito sotto Piazza Denava. Ci sono altre domande, così voglio rispondere. Allora, il professore vuole dire, a proposito dello scavo di Piazza Italia, per esempio, visto che non si fanno scavi archeologici, diciamo così, nominati,
non preventivi o interventi di sorveglianza, scavi archeologici veri e propri non si fanno da un bel poco in città, quindi in un certo senso il laboratorio si è fermato, soprattutto alla luce del fatto che non hanno pubblicato quasi niente di tutti gli scavi che hanno fatto. Noi abbiamo una massa di materiale non studiato e non studiabile, perché è tenuto a casa da una persona, e questo è un danno al patrimonio universale, concedetemi, non è una questione personale, è una questione di danno al patrimonio dell'umanità, perché tu stai bloccando la conoscenza. Ci sono eppure pure gli scavi della stazione Lido, dalle quelle quattro cose che leggi capisci che lì c'è un centro di produzione che potrebbe riscrivere la storia del commercio del Mediterraneo e soprattutto delle produzioni di epoca tardo antica, che tante cose ancora non le sanno. Altrove si ritrovano la nostra ceramica, ma non riescono poi a raccapezzarci, perché molte delle cose vanno studiate qua dove le producevano, soprattutto per le produzioni delle Chi 52. Io c'ho una collega romana che si è occupata di queste Chi 52, dice: il mio limite è proprio questo, la mancanza di dati dal centro di produzione. Voi andate alle anfore. Sì, le anfore Chi 52. Se voi andate sulla costa da Reggio a Locri, in qualsiasi spiaggia semi abbandonata, basta guardate nelle sezioni e vedete pure pezzi di 52 ogni tanto, per farvi capire quanto era diffuso. E oltre che si trovano in tutto il bacino del Mediterraneo, qualsiasi tipo di porto, quindi immaginate che cosa voleva dire. Cioè, noi esportavamo a tutto il mondo e molto il sistema, probabilmente, da quello che sembrano gli studi che stanno venendo fuori, è che c'erano tutte queste ville sparse che raccoglievano il materiale, lo portavano a Reggio e poi imbarcandolo su grandi navi lo smistavano. Quindi immaginate che centro di produzione che c'era, è impressionante, poi concentrato in quell'area. Oltre che quello che hanno distrutto pure lì, che c'erano le sedre, eccetera, eccetera, e capisco la bellezza del lungomare Falcomatà, ma tutto quello che hanno buttato a mare facendo quell'intubata al Lido, non c'è bisogno neanche che venga testimoniato da qualche cosa, perché già che ti leggi una fonte lo capisci che non è possibile che c'ha. È stato uno scempio archeologico. 2 chilometri di intubata e non c'è niente. Poi senti gli operai con i quali lavori che ti dicono: ah, io ho lavorato in via Marina, sai, materiale che usciva. Per stare poi 20 anni con il cantiere. Quindi, tornando al discorso dello scavo di Piazza Italia, avere uno scavo, quindi riattivare questo laboratorio, quantomeno per capire effettivamente tutti questi scavi che hanno fatto, se possono in qualche modo ricollegarsi a uno studio scientifico fatto bene, perché poi in area urbana è difficile scavare, lo capisco, però ci sono tantissimi esperti capaci di farlo e farlo a metodo e dare risultati subito, e soprattutto c'è una sovrintendenza molto più attenta sotto questo punto di vista e sotto l'innovatività, diciamo, del nostro mestiere, che a volte è un po' troppo incrostato. Quindi Piazza Italia potrebbe essere un bellissimo laboratorio a cielo aperto, con uno scavo lasciato, quello già fatto, libero, non intubato in quel modo, e l'altra metà aperto e lasciato pure alla fruizione, come Roma, no? La gente passa, vede che accanto che ci sono gli studenti che scavano e con le varie missioni. Io pure ero lì che ogni 2-3 si girava il turista, foto, e tu scavavi lì. Ma è un'esperienza che comunque, sia pure per il turista, è archeologia viva, anche se vogliamo far vivere anche queste cose, facciamo queste cose anche, che lì fai un laboratorio, metti un'università, varie università, perché ci sarebbe posto per chiunque, un po' ciascuno, come fanno a Roma, e sarebbe una cosa molto interessante, questo per quanto riguarda Piazza Italia. Poi per quanto riguarda la risposta di Francesco, diciamo che ci sono due livelli. Per quanto riguarda questi edi, ci sono quelli che un po' hanno una sensibilità perché magari si rendono conto effettivamente della consistenza del patrimonio e soprattutto sono coscienti del fatto che ogni fermo lavori viene pagato a loro, quindi loro, cioè le ditte che hanno il fermo lavori
per archeologia, a parte che prendono soldi in più per fare lo scavo archeologico e poi hanno pure il fermo lavori pagato, quindi di che stiamo parlando? Cioè il guadagno la ditta di per sé già ce l'ha, e già il fatto che poi devi appaltare il lavoro a un archeologo, quindi ci guadagni anche sull'appalto che dai all'archeologo. Io ditte che hanno perso gli archeologi non ne ho mai conosciute, anzi ci guadagnano tante volte, quindi diciamo che ci sono quelli che hanno un po' più di sensibilità e che capiscono pure che l'archeologia può essere cioè, diciamo, una cosa in più per loro, e quelli invece che ovviamente sono ancorati alla vecchia idea dell'archeologia che distrugge, si spaventano quando trovi, dici c'è un coccio, devo fermare, subito gli viene il panico, ma poi gli spieghi che lo scavo archeologico glielo pagano pure di più, capisce che effettivamente è stupido avere questo tipo di atteggiamento. E per quanto riguarda il palinsesto attuale, in realtà non è che sì, anche se i mezzi meccanici fanno distruggere grandissima parte del patrimonio, quindi non accumuliamo, in realtà accumuliamo, perché qualsiasi cosa nella terra si accumula e si stratifica per l'effetto della forza di gravità, anche è la grande forza che ci tiene ancorati a terra. C'è anche il Medioevo, non è stato tanto esplorato. Esatto. Si può fare archeologia medievale, esatto, soprattutto perché non sappiamo quasi niente. Non sappiamo quasi niente. E per quanto appunto questo palinsesto attuale, io sto facendo un articolo che parla dell'archeologia dell'antropocene, perché in tutti i primi 50 centimetri di terreno, qualsiasi scavo che faccio, trovo plastica o trovo il nostro resto, quindi noi abbiamo già prodotto il primo strato in realtà, quindi la prima fase del contemporaneo esiste già, lo strato contemporaneo l'abbiamo già fatto, quindi ora vediamo se in futuro ci sarà meno plastica e poi i futuri archeologi studieranno le lattine di Coca-Cola. E poi abbiamo per quanto riguarda gli scavi privati, se voi trovate qualcosa in terreno privato e lo dichiarate, cioè avete diritto al premio di rinvenimento. Se il terreno è vostro, avete diritto a un premio di rinvenimento. Certo, se va fatta una perizia sulla consistenza, non è che per una tegola ovviamente vi danno i soldi, ovviamente, però come dire, non è che non c'è proprio, quindi il privato, oltre a poterci potenzialmente guadagnare, nel senso, poteva resistere, però il problema è che questo va spiegato quasi a scuola o alle università quasi. Non togliere le spese di restauro. No, poi ovviamente questo lo puoi fare entrambi, nel senso che puoi fare un progetto che eviti di dover restaurare, cioè nel senso restauri una volta, lo inglobi in un punto ben tenuto e poi un po' di manutenzione. L'archeologo che lo regista deve essere sempre restaurato. No, ma poi partiamo anche da un altro presupposto, non è che se io trovo un pezzo di muro di una casa per forza lo devo farci un museo, perché se no in Italia impazzivamo, abbiamo troppa roba. Però lo studio, quindi conosco, so la topografia, lo posiziono, magari metto un tessuto o non tessuto, lo interro e sopra pure ci posso fare fondazione del palazzo per un domani se qualcuno vuole. Sì, no, io sto parlando nel momento in cui uno trova dei resti. Sì, poi dipende poi dal tipo di resti che ha, ovviamente. No, ci sono, abbiamo finito quasi, no? E quindi questo è appunto questo che vi dicevo. Noi abbiamo una consistenza di patrimonio che è impressionante. E ora per legge anche tutto ciò che è del fascismo, cioè da quel periodo diventa ora oggetto di tutela. Quindi capite che ogni 10 anni prendiamo 10 anni di tutela dal passato. Quindi abbiamo tanti. Questo non vuol dire che ovviamente non dobbiamo fare, però un conto è lo studio, poi un conto è la valorizzazione, la fruizione di tante cose, perché tanti contesti è giusto studiarli, ma non è che puoi valorizzarli perché ha poco senso, come per esempio queste tombe sulla roccia, scavate nella roccia, cioè magari nessuno riuscirebbe a percepirlo, o sono in un punto talmente tanto inaccessibile che nessuno ci andrebbe mai se non qualche archeotrekking magari
fortuito. E quindi diciamo che ci sono pure le valutazioni in base a quanto, alla consistenza di quello che trovi, poi gestisci e ti organizzi. Poi i funzionari si impazziscono anche, tra virgolette, proprio per cercare le migliori soluzioni e soprattutto per far andare avanti tutto. Cioè loro sono i mediatori tra il passato e il presente e sono loro quelli che poi aiutano a trovare soluzioni. Quindi ringraziamo ancora una volta la sovrintendenza, anche perché ci supporta soprattutto a noi quando dobbiamo avere a che fare con le società edili o con quelli che non vogliono capire archeologia. Loro sono praticamente, tu ti senti tranquillo perché hai le spalle coperte allo Stato, quindi lavori molto più sereno. Quindi grazie. No, perché in realtà non lo so io, nel senso. Però immagino di sì, eccola. Siamo a posto, quindi. Infatti, Piazza Denava, scusatemi. Antonella, su Piazza Denava io credo che, siccome è stata fatta la piazza nel 35, chiaramente, a seguire, e io sono sempre rispettoso dello Stato avendo un pedigree prefettizio, non si tratta di distruggere la piazza, si tratta semplicemente di un'opera di restauro. Quindi se nel 35, quando è stata edificata la piazza, gli scavi saranno stati fatti, i sondaggi eccetera, adesso non lo so se l'abitudine del 35, ma non credo proprio. Però non ci si può porre adesso nel 2022 il problema dei sondaggi di una piazza che andrebbe, così come si dice, Stefano, c'è una questione di profondità, l'ha detto tranquillamente il segretariato. Sì, ma è la stessa cosa. Ma il progetto non so se scaveranno. No, dovrebbe essere un'opera semplicemente di restauro. Perché in realtà la situazione. Hanno fatto le prove geologiche. Molto particolari. Perché non è che si può, se si tratta di scavare Piazza Duomo, mica si può scavare, distruggere la piazza e trovare i resti archeologici a Piazza Duomo. Perché, no, è un esempio, voglio dire. Piazza Duomo è stata trovata una strada, però non è stata giudicata antica, è stata ricoperta. Però hanno preso i cocci. Sicuramente sì. No, ma infatti lo studio si fa sempre, cioè. Ci sono comunque palinsesti nelle città, quindi noi studiamo, raccogliamo e poi. Allora io ringrazio intanto Riccardo Consoli, sarà con noi in qualche altra occasione quando vorrà. Il 18, quindi fra una settimana, sarà proprio Antonella Postorino come architetto, che comunque avendo fatto degli studi parlerà anche chiaramente della Reggio dalla Magna Grecia fino ai nostri giorni, dal punto di vista chiaramente della sua esperienza di architetto. Quindi grazie alla biblioteca, all'amico qui Giovanni che è con noi, per la sua presenza, per il incontro. Grazie a tutti voi, buon Ferragosto, Ferragosto sereno, tranquillo, di pace e d'amore, va bene, grazie a tutti, arrivederci.